Apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler. Una signora tedesca sulla cinquantina, Anneliese Wenger. Un SS condannato all'ergastolo divorato dal cancro, Herbert Kappler. E un solo desiderio, tornare insieme in Germania. Ma per il tenente colonnello Kappler, l'uomo che ha stilato la lista con i 335 nomi destinati alla morte per vendicare i caduti tedeschi di Via Rasella, l'uomo che il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine ha sparato alla nuca dei prigionieri con le mani legate. L'uomo che ha passato 28 anni nella prigione fortezza di Gaeta in compagnia di Walter Raeder, il massacratore di Marzabotto. La grazia non è possibile. Ormai rimane solo una possibilità, la fuga. Quel momento è arrivato. 15 agosto 1977. Dietro la porta della camera dell'ospedale militare del Celio a Roma, dove Kappler era ricoverato, non c'è più nessuno. Anneliese lo ha portato via nella notte con l'aiuto del figlio. Ecco i due protagonisti di quella clamorosa giornata, 32 anni dopo. Kappler, prigioniero di guerra in fuga.